questo è il famoso acero dove ci fu l'apparizione della Madonna ai pastorelli, e è stato messo dall'ente parco un nuovo acero. Diamogli il tempo di crescere, perché come tutte le cose anche questo purtroppo sta invecchiando. Il santuario di Madonna dell'Acero è raggiungibile da Lizzano in Belvedere e da Viriciatico circa un quarto d'ora, 20 minuti. Madonna dell'Acero è decisamente il punto di partenza di numerose gite che si possono fare in questo nostro bel territorio appenninico. Le cascate del Dardagna. Le cascate del Dardagna è una, diciamo, meta molto ambita. È chiaro che anche per andare solamente alla prima cascata un minimo di attrezzatura, quindi un minimo di calzature giuste, bisogna averle, e da lì a maggior ragione se si risale tutti i salti delle cascate del Dardagna bisogna essere attrezzati. È un percorso stupendo, è un percorso che può regalare emozioni uniche. Cari amici di Ercole, bentrovati. Oggi partiamo da un bosco, siamo nell'alto Appennino bolognese, in prossimità del Corno alle Scale, siamo sotto al lago del Cavone, dietro di me la prima delle cascate del Dardagna. Siamo partiti dal santuario di Madonna dell'Acero, che è un punto di partenza per tante escursioni, e sono in compagnia di Mauro Ballerini, che oltre a essere vice sindaco di Lizzano in Belvedere è un soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e ci accompagna in questa escursione. Seguiteci. Siamo arrivati alla prima cascata. Diciamo che fin qua il percorso non ha particolari difficoltà. Si può fare con delle normalissime scarpe da avvicinamento. Questa è la prima cascata, però se vogliamo andare ad ammirare le cascate successive è bene avere un altro tipo di calzature, che sono gli scarponcini che tengono protetta la caviglia. Oltre alla veste, diciamo, prettamente istituzionale, io mi trovo anche in una veste come soccorritore alpino, essendo 40 anni che sono in questo corpo eccezionale che è il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, e appartengo al SAER, che è il Soccorso Alpino Emilia Romagna, tecnico a suo tempo di elisoccorso, tecnico del Corno alle Scale, e quindi quello che mi sento di dire quando si intraprende un'escursione, farlo sempre in sicurezza. Studiare bene l'itinerario che si vuole fare, è bene avere sempre al seguito in tasca lo zaino, il cellulare, lo zaino no, perché se si perde lo zaino il cellulare non serve più, quindi è bene avere il cellulare in tasca, e soprattutto consultare le previsioni meteo, essere consci della propria preparazione fisica in base all'itinerario che si vuole andare ad effettuare, e in caso di incidente comporre il 118. Dire esattamente che cos'è successo, dove ci si trova, se siamo in montagna ovviamente come in questo caso, dire che necessita l'intervento del soccorso alpino, insomma dare il maggior numero di informazioni alla centrale operativa del 118, nel nostro caso è la centrale operativa del Maggiore di Bologna, sapranno loro come farvi le dovute domande al fine di avere dovute informazioni. Che razza sono? Ah, sì, una razza da latte. Quante ne ha? 300 circa. Sono 4 giorni, tornano a casa la sera, alle 8. Abbiamo percorso le cascate del Dardagna, siamo passati davanti al lago del Cavone, poi dopo abbiamo proseguito fino al Corno alle Scale, e qui siamo davanti a un'incantevole vista, quella del lago Scaffaiolo, davanti al rifugio Duca degli Abruzzi, un'altezza di 1794 metri, non è ancora il punto più alto perché c'è la Croce, poi c'è il punto dei Balzi dell'Ora e Punta Sofia, dove il Corno alle Scale tocca un'altezza di 1945 metri. È una bellissima giornata, oggi ci sono diversi escursionisti, diversi bikers che abbiamo incontrato lungo il cammino, e quindi il Corno alle Scale si rivela una meta piacevolissima per le escursioni estive, ma non solo. Lo visiteremo ancora anche durante le prossime stagioni. Mi costruivo i primi salti qua per imparare
dei primi trick, così. Quali campionati hai partecipato? Ho fatto quest'anno i campioni europei, poi ho avuto i campionati mondiali junior in Russia, che è stato molto bello, un'esperienza divertente, fredda là. E poi... A che età hai cominciato? Ho incominciato in prima superiore, su a Pozza di Fassa, che frequento lo Ski College, artistico Ski College, sì, mi trovo molto bene. Abbiamo degli snowpark appositi con dei salti e delle strutture che si chiama rail in ferro e niente, giriamo e proviamo, sì, cerchiamo di migliorare ogni giorno. Qual è la cosa più difficile? Il nome del salto, il mio trick più difficile che ho fatto è stato uno switch che si va all'indietro, double cork 1600, che è, diciamo, abbastanza avanzato. Praticamente faccio 4 rotazioni e 2 salti mortali.